Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al nostro appuntamento con le guide di Age of Empires 4. Oggi tocchiamo per la prima volta i Rusiani che hanno vinto la community poll sulla civ da affrontare assieme ai francesi. Andremo a vedere, come sempre, come prima cosa le meccaniche di base, quindi la cosa che contraddistingue i Rus rispetto alle altre civiltà. E intanto menzioniamo che questa tra tutte è sicuramente la civiltà che più dipende dalla mappa, nel senso che ci sono civiltà in cui i Rus sono molto forti e altre in cui sono parecchio deboli. Ma questo lo vediamo fra poco da cosa dipende. La prima cosa che ora, mentre entriamo in game, la prima cosa che contraddistingue subito i Rus è che hanno un sistema di taglie, ovvero ricevono oro gratuitamente per ogni animale selvatico che uccidono. Le quantità sono di 10 di oro per i cervi, 25 per i lupi e 75 per i cinghiali. Che cosa ci porta a dire quindi subito, fin dai primi momenti di gioco, che i rusiani portano a un'esperienza di gioco di AoE4 più dinamica. Normalmente non succede un granché in età oscura, mentre invece con i rusiani siete subito impegnati a uccidere animali selvatici se siete rusiani, ma anche se siete gli avversari, perché volete ovviamente negare questo bonus. Le taglie sono indicate qui in questo tooltip, che vi indica anche che ci sono tre livelli. A livello 1, con 100 di oro, raccogliete semplicemente cibo più velocemente del 5%. A livello 2, che è quello che vorreste andare, diciamo, a avere per la maggior parte delle partite, 10% di cibo. A livello 3, 500 di taglia, 15%. Da notare che raggiungere il livello 3 in una partita 1v1, se non utilizzate un landmark specifico come la casa alta del commercio, è praticamente impossibile, anche se l'avversario si addormenta e si dimentica che siete rusiani e non uccide gli animali. Il secondo bonus che vedevate qui del sistema di tagli è che i capanni di caccia generano oro più velocemente. Che cosa sono questi capanni di caccia? Bene, sono il sostituto rusiano dei mulini, con i suoi vantaggi e svantaggi. Primo svantaggio è che costa 100 di legna invece che 50 e richiede più tempo per essere costruito. Al compenso, però, come vedete, genera un certo quantitativo di oro al minuto in base alla vicinanza degli alberi. Quindi, sostanzialmente, quasi tutte le build russe prevedono un'apertura con un capanno di caccia vicino alla woodline, quanto più possibile. Cercate di coprire in questo cerchietto che vedete quanti più alberi possibile. Secondo vantaggio è che può produrre gli scout direttamente dal vostro capanno di caccia. Quindi una cosa che ora i rusiani fanno molto più di frequente, dato che il sistema di tagli è stato pesantemente nerfato, è di, in buona sostanza, produrre soltanto uno scout dal centro cittadino e poi produrre il secondo o il terzo dal capanno di caccia. Ora, vedete che abbiamo sbloccato il livello di taglia 1 e il nostro capanno di caccia dovrebbe aumentare la quantità di oro prodotta. Altra cosa che comporta questa generazione passiva di oro sia dalle taglie che dai capanni di caccia, che i rusiani non devono uscire a prendere oro per passare ad età feudale. Questo porta a dire che civiltà che normalmente beneficiano di attacchi in età oscura per negarvi l'oro, come i mongoli con il Tower Rush, gli inglesi con i Men at Arms Rush, le picche ottomane, sono sostanzialmente inutili e non possono assolutamente negarvi il passaggio all'età feudale. Facciamo un po' prima. Altra cosa che i rusiani sono, per cui i rusiani sono molto
conosciuti è la loro generazione passiva di legna. E questa viene generata o dal Cremlino, che è il luogo storico, uno dei due luoghi storici d'età seconda, o da un centro cittadino, oppure dalla fortezza di legno. La fortezza di legno è la sostituzione dei rusiani per la torretta normale. Come potete vedere, ha il doppio dell'HP, contiene 8 abitanti invece che 5, ed ha un bonus molto speciale, ovvero consente ai vostri abitanti di droppare il 20% di risorse in più. Questo merita un minimo di spiegazione, perché la maggior parte dei bonus di Age of Empires sono semplicemente una raccolta più veloce delle risorse, nel senso che in un albero ci sono 150 di legna, voi raccogliete i 150 di legna semplicemente più velocemente. Con i rusiani no, perché se raccolgono a una velocità standard, quindi raccoglieranno i loro 10 di risorse, e poi quando droppano, come potete vedere, droppano il 20% in più, quindi 12 invece che 10. Motivo per cui un bonus molto importante da ricercare con i rusiani è Cariola. Grazie a Cariola i vostri abitanti portano 15 risorse, quindi il vostro bonus del 20% di risorse generate dal nulla, che è una cosa che solo i rusiani e i cinesi hanno fin dalle prime fasi di gioco, viene incrementato ulteriormente, quindi generate dal nulla 3 risorse di legno per ogni viaggio che fate. Questo vi consente di avere un sacco di legna per fare, per esempio, una massa di arcieri in età feudale, era una strategia molto comune con i rusiani. Altra particolarità dei rusiani è che in età feudale producono cavalieri pesanti, esattamente come i francesi. Ora, non è forte come il cavaliere francese, perché non ha il danno bonus dopo la carica e non ha a disposizione la tecnologia per curarsi un secondo un HP al secondo. In compenso, però, è un po' meno aspettato, nel senso che ogni giocatore che affronta i francesi sa che arriverà un cavaliere nel 99,99% dei casi. Non è così con i rusiani, ci sono possibilità tranquillamente di giocare senza fare Knight o di skippare feudale, di fare secondo centro cittadino, per cui troverete magari meno avversari che sono già preparati anticipatamente e potete infilare magari un cavaliere o due di nascosto per fare danni ai loro abitanti prima che abbiano una reazione. Io poi, quando si tratta di cavaliere, parlo sempre di più in ottica di raidare gli abitanti, però è comunque un'unità che in massa è molto potente anche nei combattimenti tra unità, per cui sicuramente tenete a mente, i rusiani sono molto forti in età feudale per questi due motivi: generazione passiva di oro per andare a feudale indisturbati, 20% in più di legna quando droppano, bonus al cibo grazie alle taglie e il cavaliere pesante in età feudale. Se non siete interessati a giocare in feudale, con i rusiani lo potete fare. Hanno qualcosa, diciamo, di speciale in quasi tutte le ere. Ad esempio, in età dei castelli hanno a disposizione il monaco guerriero che sostituisce il monaco normale. È sostanzialmente un incrocio tra un monaco e un cavaliere. Costa come un cavaliere pesante, perché costa 240 risorse e ben 200 di oro. Può essere scontato del 50% se fate il landmark dell'Abbazia della Trinità, da cui potete anche immediatamente produrre non appena arrivata feudale. Quindi diciamo che è una strategia abbastanza viable con i rusiani, e anche fare una sorta di fast castle e poi cercare di pulire le reliquie sulla mappa. Avete a disposizione un'ulteriore unità speciale, che è l'arciere a cavallo. E l'arciere a cavallo è
un'unità che funziona un po' come il lanciatore di giavellotto maliano, ma cava più veloce, nel senso che ha un danno base molto alto, è molto fragile perché ha pochi HP, ha un range inferiore rispetto agli arcieri, invece i giavellottisti è superiore. E in buona sostanza sono molto utili per raidare anche qui gli abitanti oppure per affrontare armate statiche di fanteria. Diciamo che sono stati riscoperti abbastanza ultimamente, anche se non sono più OP come erano un tempo. I rusiani non hanno assolutamente paura di andare addirittura più tardi in età imperiale, perché hanno a disposizione una delle unità speciali più forti del gioco, che è lo Strelzi. Lo Strelzi è un cannoniere potenziato che fa più danno per quanto statico rimane, cioè nel senso, se tiene una posizione statica riceve un bonus al danno. Come potete vedere ha anche una picca sulle spalle, quindi fa anche un sacco di danno se viene ingaggiato in melee. Ha un'abilità che è come quella, diciamo, dei Deli, che per un certo quantitativo di tempo può velocizzarsi per poi mettersi in posizione. Diciamo che tutti questi vantaggi sono neutralizzati dal fatto che sia estremamente costosa come unità e che sia anche, diciamo, molto lungo il tempo di produzione. Per cui diciamo che se lasciate un avversario rusiano fare una massa di strelzi, beh, poi dopo è chiaro che non c'è più molto da fare, e se perdete la partita era stata persa molto tempo prima. L'altra particolarità è che i rusiani possono avere un landmark che riduce del 20% tutto il costo, diciamo, delle armi d'assedio, e hanno delle tecnologie speciali nella armeria alta, e queste due cose ci portano a dire che comunque sia con l'assedio sia con queste unità speciali i rusiani non hanno assolutamente nessuna paura di portare un game in età imperiale molto late e vincerlo, anche perché poi ovviamente, come dicevamo, continuano ad avere questa generazione passiva, per quanto abbastanza limitata, di oro. Ora guardiamo un attimo anche l'acqua, cosa che non abbiamo visto nelle precedenti guide, perché i francesi sono pessimi sull'acqua e gli ottomani principalmente si basano sul negare l'acqua in mappe, diciamo, ibride. I rusiani hanno delle barche da pesca molto particolari, che costano il doppio delle barche da pesca normali, 150 di legna invece che 75, ma raccolgono due volte più velocemente, quindi contano sostanzialmente come due barche da pesca, e non devono tornare al porto per depositare le risorse, quindi sono molto efficienti perché non devono farci tutte le volte un viaggio per tornare a droppare le risorse. Ovviamente più lontani dal porto siete e più questo bonus è rilevante. Quali sono gli svantaggi? Beh, se costa il doppio, ovviamente nel tempo in cui state ancora aspettando di produrre magari la vostra seconda o terza barca da pesca, il vostro avversario che sta producendo barche da pesca ad un rate di 75 legna esce sempre prima, con almeno mezza barca, diciamo. E soprattutto se perdete una barca è come perderne due, per cui attenzione assolutamente a proteggerle nei combattimenti navali. Il motivo per cui sono molto forti i rusiani sull'acqua però è anche questo, ovvero possono convertire le loro barche in qualsiasi altra tipologia di barca, nel senso che la vostra barca da pesca, una volta che arrivate a feudale, può diventare una barca d'attacco o una galea.
Questa, diciamo, è una strategia che viene utilizzata proficuamente dai giocatori russi, una sorta di all-in sull'acqua in cui sostanzialmente, mentre state per passare a feudale, avvicinate due vostre barche da pesca alle barche, al porto nemico, e non appena raggiungete l'età feudale le mettete a convertire in una barca d'attacco e una galea. È una sorta di all-in perché se funziona potete vincere il game in 7-8 minuti, o quantomeno una volta perso l'acqua l'avversario dovrebbe quittare, se nella stragrande maggioranza dei casi. Ma se non funziona, beh, avete appena perso l'equivalente di 4 barche da pesca, quindi vi trovate davvero in grande difficoltà con la vostra economia sull'acqua. Bene ragazzi, io direi che come concetti base dei rusiani è sufficiente questo. Dicevamo, è una civiltà forte in base alla mappa, in base alle taglie che riuscite ad ottenere. Tendenzialmente dovete ottenere un livello 2, forte sull'acqua, non ha problemi a giocare in qualsiasi era, che sia feudale, castelli o imperiale. Vedremo magari qualche build specifica sia per acqua sia per la terra nei prossimi video, e per il momento direi ci fermiamo qui. Per cui amici miei, anche oggi questa guida ce la siamo portata a casa. Se avete gradito il contenuto mettete like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo venerdì alle 15.